Meritata, ma è nel secondo tempo che si è visto il vero Verona. Sì, penso che al primo tempo infatti eravamo un po' più contratti e abbiamo studiato un po', diciamo così, la partita anche se non eravamo noi. Il secondo tempo abbiamo sceso in campo con un'altra mentalità, un'altra voglia di portare a casa i risultati, si è visto. La partita che speravi, che sognavi, che avevi in mente. Ah, beh, sì, sicuramente la partita che sognavo era vincerla. Ci siamo riusciti, quindi è andata bene così. Sì, al di là di tutto, ma c'è stato un atteggiamento col Verona diverso dalle altre volte per tante ragioni, per i tifosi, per vendicare un po', fra virgolette, il risultato dell'andata. Sì, noi l'obiettivo era vincerlo questi derby, soprattutto in vista dell'andata e soprattutto in vista di tanti anni che non si fa. Quindi eravamo contenti di portarla a casa, ci siamo riusciti e quindi era una partita sempre particolare. Caccia, cosa vuol dire vincere un derby? Vincere derby, a parte l'orgoglio comunque per i tuoi propri tifosi, e poi è sempre una partita particolare, vincere un derby c'ha sempre qualcosa in più delle altre gare. Peccato però che non ci fosse il pubblico delle grandi occasioni, complice questi prezzi a dir poco importanti imposti dalla società di Begalvani. Beh, è un peccato per questo, anche perché i prezzi dei biglietti hanno condizionato un po' i nostri tifosi. Comunque eravamo contenti di quelli che ci hanno seguito e speriamo di ritornare numerosi. Meglio non parlare neanche di Europa. No, no, parliamo di ogni partita appena arriva una squadra, speriamo di riuscire a fare il massimo.